Mi sono decisa, facciamo il video dei prodotti finiti e che non se ne parli più. Capelli, non importa, mi avete mai visto pettinata da quando faccio video? Mai, neanche una volta. Perché dovrei esserlo oggi che sono a casa tutto il pomeriggio? Vado, batteria quasi scarica. Sarà lunghissimo questo video, cerchiamo di stringere. Prodotti finiti a caso. Questa è la scatola più ingombrante, assolutamente più impolverata della storia. Una scatola di 150 veline, fazzolettini che io compro a ripetizione con le scatole di tutti i colori, quindi ogni volta che le compro vario colore, costa circa 99 centesimi in un discount che si chiama Hardys. Ce l'ho sempre sul comodino e quindi ogni volta compro e ricompro. Poi, struccante occhi lenitivo di Geomar, di cui non devo dirvi niente perché sapete, è uno struccante micellare che io uso su viso e occhi che adoro. Da acqua e sapone, io lo trovo a 2,69 euro. Se non avete mai provato, provatelo perché veramente merita. 95% di origine naturale, per quanto mi riguarda, top. C'è a chi non piace, per carità, degustibus. Ho terminato proprio un paio di giorni fa questa qui che è la crema nutriente, linea nutriente karité, la crema mani nutriente protettiva di Equilibra. Questa linea karité a me piace molto. Io ho provato sia questa qui, quindi diciamo che ho provato solo due cose, mi piacciono moltissimo, tanto la crema al karité per le mani che è una delle mie creme invernali, perché è bella corposetta, che lo stick labbra. Che è proprio, è sempre come in borsa, che a me piace moltissimo. Cosa volevo dirvi? Non ha parabeni, quindi penso abbia i siliconi. Lasciamo perdere, a me piace, chi se ne frega, a me piace, continuerò a comprarla. Un altro prodotto che ho terminato è questo, ed è lo stick labbra, sempre al karité dei provenzali. Questo qui aveva un inci naturale al 100%, questo qua aveva un inci completamente verde. Quando lo comprai, andai sul sito Sai cosa ti spalmi? Mi pare fosse soltanto quello. Comunque, online trovai che di questi stick fanno diverse formulazioni e non tutte avevano l'inci completamente verde. Mistero. Questo era completamente verde, comunque, sti cavoli, non è che mi. Era giusto per informazione, non è che non, cioè, mi avrebbe mai cambiato la vita, però mi ha fatto piacere saperlo e l'ho utilizzato. Lo ricomprerai? No, adesso no, perché non mi ha mai fatto impazzire questo stick. Ho terminato queste salviettine struccanti, nice, che non mi sono mai piaciute, viso, occhi, labbra. Dunque, utilizzate su tutto il viso probabilmente soltanto due volte, un odore pessimo, comprate in un discount, penso fosse l'Ardis anche in questo caso, utilizzate poi per togliere gli swatch, per pulire alcuni punti, eccetera, eccetera, non mi sono assolutamente mai piaciute, non le ricomprerò mai più perché hanno un odore pessimo, veramente fastidioso e poi bruciano, ma a me brucia qualunque salvietta. Un altro prodotto che ho terminato, lo so, è un colluttorio, però volevo menzionarvelo perché è un colluttorio che vendono da Lidl ed è questo Dentalux per le gengive delicate. Sensibili, ecco, non mi veniva la parola sensibili, quello celeste, perché poi c'è anche quello verde. Non mi è piaciuto per niente. È un prodotto tedesco, non perché non andasse bene per le gengive o altro, ma perché aveva un sapore veramente poco gradevole. Ecco, quindi ve l'ho detto proprio perché non mi è piaciuto. Poi ho terminato questa, che è una delle mille spume. Sì, la chiamo spuma, lo so che ricorda che dire spuma. Ricorda il drink old fashion vintage. Però ragazzi, pure qua c'è scritto spuma. Non so per quale motivo la gente, qualcuno si lamenti delle persone che la chiamano spuma. Comunque, la spuma Raviva Ricci, Idrea Ricci, tenuta estrema, una schiuma per capelli assolutamente normalissima. Niente da dire. Come ne usate tante tante altre. Il sacchetto dei prodotti finiti si sta riempiendo dalla fine dell'estate.
Pantene, ricci perfetti, capelli normali o secchi. A me i prodotti Pantene sono... Stavate morendo. La morte in diretta, tipo Real TV, no? Tutto a posto? Siete... State bene? Siete tutte vive? Dicevo, Pantene, a me i prodotti Pantene sono sempre piaciuti, mi piace il... Mi piace come il balsamo districa i miei nodi, perché i miei capelli sono del tutto particolari, cioè quando sono ricci si annodano, che è una bellezza. E mi è sempre piaciuto, l'ho comprato sicuramente perché era in offerta. Niente da dire. Poi ho terminato. E questo dove è uscito? Che poi questa è tutta acqua. Comunque, ho terminato il millesimo shampoo all'erba cappuccina, di cui tra l'altro nella doccia ho un'altra confezione vuota, esattamente così, che io compro e ricompro da aprile, da quando l'ho scoperto. Lo shampoo antiforfora dei provenzali, appunto all'erba cappuccina, che a me piace tantissimo e che ogni volta che trovo in offerta, ricompro. Poi ho terminato questo di cui vi ho già parlato in un video che penso avrò già caricato, l'ho girato un po' di, cioè sempre oggi, ma qualche ora fa. Exfoliating Facial Cleanser della Yes 2 Carrots, che mi è piaciuto tantissimo, quindi questo esfoliante per il viso che se mai dovessi ritrovare in saldo sicuramente ricomprerei. Della linea shampoo dei provenzali ho terminato anche questo. Shampoo limone ortica per capelli grassi, quindi questi sono gli unici due shampoo dei provenzali che io abbia provato. Vi dirò, ha un buon profumo di limone, mi piace, mi è piaciuto molto. Forse sono più affezionata all'erba cappuccina, ricomprerei quello all'erba cappuccina, ma sinceramente anche quello al limone non mi è dispiaciuto affatto. Dischetti, aspettate perché qua ho varie. Macello, ho varie buste, tutte comunque dello stesso prodotto, e cioè i dischetti di acqua e sapone, tanto nella versione 50 maxi che 80, quelli piccoli normali. Questi io li compro a ruota, anche se ad acqua e sapone ho trovato un'altra marca e sto usando un altro tipo di dischetto, ma preferisco questi qui. Poi, che cosa hai terminato? Oddio, contenta di aver finito questo prodotto quest'autunno perché non ne potevo più le mutande. Ed è l'acqua micellare di Sephora. Io per fortuna avevo preso solo quella da 150 ml, non mi ero fatta fregare comprando quella grossa, penso da 400 ml, ora non mi ricordo. Allora, per quanto riguarda la mia opinione, un furto, perché sono 7,90 euro o 7,50 euro per 150 ml, quando poi ho scoperto questa meraviglia qua che costa, quindi 7,50, 2,69 euro per la stessa quantità di prodotto, anche se una sembra più grande dell'altra. Per carità, su di me questa a me non struccava. So che c'è gente... Questo prodotto ho visto che o ha molto amato oppure non lo ricomprerò mai più, quindi abbastanza detestato. Io faccio parte di questa seconda categoria. Mi bruciava gli occhi, non mi struccava quasi per niente, ne serviva una quintalata o una fucilata, come sento dire ogni tanto, termine che mi piace moltissimo, specialmente detto dall'accento romano, mi piace tantissimo, la fucilata. Zero, non lo ricomprerò mai più in vita mia. Poi... Ho finito uno dei milioni di solventi per unghie di Essence, quello senza acetone alla fragola e frutto della passione, che ho smesso di comprare. Il miglior solvente per le unghie che abbia provato finora, ma con una profumazione che mi stava veramente creando dei problemi, mi stava veramente dando fastidio. Ho iniziato a comprare quelli della Sien. Dovrei averlo. Perché non c'è? Eppure dovrei averlo. L'ho buttato. Comunque, tre prodotti finiti. Caspita è? Sarà caduto da qualche parte. Cercasi, confeziona.
Avevo finito questa qua però nella versione rosa. Adesso ho sia questa celeste che quella rosa e le uso a seconda della stanza in cui mi trovo perché ne ho una in camera e una in bagno. Comunque avevo terminato, il primo che ho acquistato è quello, è stata la confezione appunto quella senza acetone e quella rosa. Mi piace tantissimo l'idea della, come diciamo tutte, della confezione a pompetta, soltanto che della prima confezione che comprai, una volta arrivato qui, la pompetta si ruppe, quindi ogni volta dovevo aprire, svitare, riempire il cotone, il batuffolo di cotone che si riempiva tantissimo di prodotto. L'odore mi dà sempre fastidio perché veramente anche questi erano un odore fortissimo. Quello rosa ha un odore più forte, quindi più sgradevole rispetto a quello azzurro per quanto mi riguarda, però comunque tolgono lo smalto abbastanza bene. Poi, prodotti per il corpo, sono a 10 minuti, si possono andare avanti. Prodotti per il corpo, vi parlo di questi due. Allora, Le Petite Marseillaise. Si dirà così? Boh, penso di sì. Dunque, il mio primo acquisto fu questo. Sei un bagno doccia? Doccia crema al miele di lavanda. Questo è stato il mio bagno schiuma estivo, di cui ho conservato la confezione, ne ho comprate altre due. Ho finito l'altro giorno un'altra confezione, non è il caso che vi porti anche quella finirà in pattumiera serenamente. Un profumo divino. Io non sono un amante della lavanda, ma questo mix miele lavanda mi ha conquistato e sicuramente è il bagnoschiuma del 2013. E anche del 2014 sicuramente. Presa dalla foga di questa marca, dunque insieme a questo io acquistai anche i saponi per le mani, sia quello ai fiori d'arancio che quello al latte di mandorla, mi piacquero tutti e due con degli odori, con delle profumazioni belle intense, anche se poi belle intense quando vi lavate, la profumazione poi non persiste. Però bello essere avvolte da una schiuma profumata quando vi lavate. Poi pazienza se non persiste, anche perché poi ci mettiamo oli, creme, quindi non è che ci serve a molto. Quindi, comprai anche questo, Pesca Bianca e Nettarina. Questo invece è un gel. Ecco, vedete, qua c'è scritto doccia crema, qua c'è scritto gel doccia. Lo leggo solo io, lo so. Questo qua non mi è piaciuto per niente. Per niente, a parte che essendo un gel non faceva quella bella schiuma che piaceva a me. E poi sinceramente la profumazione non si sentiva praticamente neanche sotto la doccia. Stessa cosa, già ve lo boccio in diretta, quello che ho sotto la doccia adesso, che è la versione latte di vaniglia. Latte di vaniglia? Comunque, quello giallo alla vaniglia non mi piace. L'unico che mi piace è questo qui. Cos'è che mi manca da provare? Forse c'è anche il bagno doccia, quello al latte di mandorla. Penso di sì, comunque ricomprerò sicuramente questo quando lo troverò in offerta. Poi, vabbè, consumo, uso e abuso dei balsami Splendor. Non so per quale motivo non abbia anche quello al. Comunque, io quando li trovo compro sempre a ruota. Questo al cocco è quello che per me è perfetto perché è molto liquido e mi scioglie per bene i nodi. E anche quello al Karité. Io li trovo stupendi tutti e due, sono i miei balsami preferiti, non c'è niente da dire. Poi ho terminato, allora, deodoranti, questi due che sono quelli che appunto continuo a comprare. Questo è stato poi il mio deodorante primavera-estate che veramente ho messo a dura prova con tanti tipi di vestiti, veramente non lascia nessun tipo di residuo. Sia nel black che nel white, quindi è veramente ottimo. È questo che utilizzavo prima di scoprire questo black and white, che ho ricomprato adesso. Comunque, insomma, quando li trovo in offerta li ricompro sempre e mi trovo benissimo con entrambi. Poi ho finito. Aiuto! Questo prodotto qui che tengo in questa bustina perché era molto molto unto. Ed è questo olio qui di Bottega Verde, Argan Iris del Marocco, olio setificante per il corpo, che è stato il mio, quindi con olio di argan e olio di sesamo bio, un olio che di bio non ha assolutamente niente poi, come tutti gli oli di Bottega Verde, però era un cesto regalo che acquistai con i ritirai con i punti dell'anno scorso, punti che ormai non accumulerò più perché non sto più comprando da Bottega Verde perché non mi ispira più per niente.
È stato il mio olio estivo, buon profumo gradevole, come profumo sicuramente più gradevole rispetto a un olio di mandorle puro, il cui profumo francamente non mi fa impazzire, non penso faccia impazzire nessuno. Non lo ricomprerei mai, anche perché a prezzo pieno penso costino 20 euro 100 ml di olio, una follia veramente. Poi tutte queste cose. No, ragazzi, io mi fermo qua perché vorrei fare un video a parte su una marca. Ho qualche prodotto make-up che però per motivi di tempo di caricamento farò in un altro video successivo. Quindi ciao, ci vediamo alla prossima.